Il locale era aperto da un paio d'anni, dal dicembre del 1991. Nella primavera, che aveva appena lasciato il posto ad un'estate latitante e tiepida, io e mia sorella andavamo anche a ballarci il sabato. È stato così che ho assistito a concerti come Fela Kuti, Ramones, Bad Religion, Living Color. La domenica mattina ci vedeva salire sulla nostra Fiat 128 bianca, attraversare un tagliamento brumoso ed azzurro, con ancora nelle orecchie gli echi della notte e delle note del nostro club preferito, il Rototom. Eravamo dei Peter Pan, siamo tuttora tutti quanti Peter Pan. Il Rototom magari di Springbergo era, e la gente del Rototom era amata da chiunque. Eravamo metà interisti e metà milanisti. C'è stato un derby che è stato fantastico. Chi perdeva doveva andare sul palco prima del concerto dei CSI e fare il can-can. Ci tenevo a precisare che tutto questo è grazie alla nostra fottuta fede nel Milan, che quest'anno è andato malissimo. Filippa e Maxa! Il pegno non era nient'altro la provocazione per tirare fuori da ognuno qualcosa di suo. Io metto uno, tu metti due, poi quell'altro vuole mettere tre, quell'altro vuole mettere cinque, e tutti contribuiscono a questa specie di storia, di amicizia, di stare insieme. Sto freddo, sto vento, che busta. Che poeta. Il Rototom era un locale e in questo locale si proponeva tutta la musica alternativa nelle sue mille facce. E Gaio di Spilimbergo era anche il posto dove nacque il primo Suspense. Io ero a Bologna all'epoca, avevo un'agenzia che si chiamava V Balle V. Mi chiama sto Filippo da Gaio di Spilimbergo dicendo: senti, noi apriamo un locale la settimana prossima, insomma pochi giorni prima, e c'è saltato il gruppo. Io mi ricordo gli ho trovato un gruppo di Firenze, francamente non mi ricordo neanche come si chiamasse. E così hanno potuto inaugurare con un gruppo reggae il Rototom. Insieme abbiamo fatto il primo concerto reggae internazionale che si è fatto al Rototom con i Mystic Roots. I remember it. It was a very nice location. The vibe was pleasant. You know, because, well, the people that was there at the time were very welcoming. Because, as you know, we were going through with Giovanni and we ended up in Rototom. And there was a good vibes, very good vibes. Era in una specie di non luogo, poi, sai, certi personaggi all'epoca li vedevi solo lì. Certi concerti li potevi vedere solo lì. Ho visto dei concerti incredibili. Vidi la luce vedendo il primo concerto dei Revolutionary Dub Warrior a Gaio di Spilimbergo. Ho visto i Living Color, ho visto i Big Mountain, un gruppo che non difficilmente avrei potuto vedere in giro. Ho visto gli Osri Tentacles a Gaio di Spilimbergo, incredibile. Passaggi di queste persone creano strati su strati su strati di possibilità all'interno della musica, dell'arte in generale. Sono tornato l'altro giorno da Berlino, che ho fatto un disco con Blixa Bargeld, e Blixa Bargeld l'ho visto suonare qui al Rototom, ed è uno dei musicisti fondamentali del Novecento, ma fondamentali, ed è grazie a queste persone che è passato di qua. Betrachten
c'era una fanzine, c'era il rotopalco, veniva letto insomma in tutta Italia. Ho avuto modo di parlarne con Pau, il cantante dei Negrita. Io mi ricordo una recensione del nostro primo disco da parte del rotopalco, negativa, e lui, cioè, quella per lui era importante, insomma. A un certo punto la capienza del locale stesso, solo del sabato sera, stava cominciando a diventare un problema quasi di ordine pubblico. Lo stesso per il Sanspress, masse di persone che arrivavano e che passavano una settimana lì in zona, si cominciava a non riuscire più ad offrire determinata accoglienza, insomma, a utile a entrambe le situazioni, sia al locale che al Sanspress. Qui siamo a Zoppola, anzi a Cusano di Zoppola, la sede di quella che fu la seconda fase della discoteca Rototom. Uscivi di casa, in autostop arrivavi al Rototom, noi che eravamo giovanissimi ci passavamo anche il timbro, perché c'era sto benedetto timbro per l'uscita. E entravamo così in qualche modo, e poi verso le 4, 5, 6, 7, 8 di mattina in autostop tornavi a casa con gli amici tuoi, con nuovi amici, con cose con chi avevi incontrato. Una discoteca multisala che era strutturata con una sala principale dove c'erano i concerti più grossi, era quella che noi chiamavamo la sala rock, ma che in realtà insomma ospitava un po' di tutto. Laggiù in fondo c'era un collegamento con un corridoio, e il corridoio poi portava alla sala reggae, dove c'erano le sonorità insomma tipiche del Sunsplash. Eravamo riusciti a ricreare un'atmosfera da festival anche durante l'inverno, perché era divisa in tre sale. Queste tre sale avevano un tema musicale specifico. Bisognava creare un flusso di persone che visitasse tutte e tre le sale, che trovasse lo stile che più gli si confaceva, che insomma potesse in qualche modo visitare una cittadella della musica invece che andare in una discoteca. Qui credo che suonò per una delle ultime volte Michel Petrucciani. Chiusero importanti collaborazioni con Radio Base da una parte, con Suoni Oltrasuoni della Rai, ricordo Boccitto. Beh sì, era già abbastanza evidente ed eclatante all'epoca in cui li ho frequentati più spesso, quindi all'epoca del disco volante, questa capacità di intercettare delle pulsioni artistiche e culturali che venivano dal basso, e di intercettarne tante e di metterle insieme, di farle convivere. E loro questo lo facevano molto bene, anche per la capacità di
appunto mettere insieme, di raccogliere persone e quello che queste persone portavano con sé per la strada, lungo la strada, e di portarsele dietro e di metterle insieme, di creare appunto delle connessioni. Quindi anche dal punto di vista dei consumi culturali, delle politiche culturali, hanno indicato una strada che non era così scontata alla fine degli anni 90. Ho iniziato lavorando per la discoteca nella sala techno nel 98, ma avevo degli amici che facevano i raccogli bicchieri, tipo Enrico. Lavoravo da loro il sabato sera, qualche volta il venerdì sera, ai concerti, raccoglievo bicchieri, tenevo in ordine i bagni, pulivo. Ho raccolto le vomitate di mezzo mondo. Tra camerieri e baristi viaggiavano una trentina di persone, 6 banchi. Non mi ricordo assolutamente come sono iniziato a lavorare invece come barista per loro. Lavoravo per Alfredo, Alfredo Follia, un gay friulano fantastico. Io mi introdussi all'interno di questo locale, che era immenso, a forma di disco volante, rotondo, e incontrai un certo Maurizio. Un certo Maurizio al quale chiesi: Maurizio, guarda, io francamente non ho per mangiare, non ho i soldi per l'affitto, ti prego, se mi fai lavorare al bar, ho sempre lavorato al bar, ti credo che, credimi, ti sarò, sarai felicissimo, eccetera, eccetera. Non conobbi nemmeno Filippo, nemmeno Filippo. Lui mi vide, eccetera, e disse: perché no, inizi stasera stessa. La gente viene spontaneamente e vengono accolti per quello che sono. Questa è la vera bellezza e la vera ricchezza di questa organizzazione. Se tu entri nel Rototom devi dare qualcosa di tuo. Infatti spesso mi fa ridere, perché la domanda è: cosa devo fare? E invece la mia risposta è: no, tu devi dirmi cosa sei venuta a fare. Alfredo Follia, da gay, pordenonese, convinto, da qualche anno faceva alcune feste a ridosso della giornata mondiale lotta contro l'AIDS, che è il 1° dicembre, e a scopo di beneficenza per un reparto oncologico di cura all'AIDS qua di Aviano, diretto dal professor Umberto Tirelli, posso dirlo senza nessun problema. Lo spirito di Filippo Giunta non è uno spirito egoistico. Lui diede a me la fiducia di questa cosa, con convinzione, ovviamente, con convinzione. Sì, devi farlo, sì, fallo, la sala è tua, fai come vuoi, carta bianca. Fecimo dei manifesti, grazie a lui, abbastanza provocanti per una cittadina di provincia come Pordenone. Ci fu l'elezione di Miss Trans Italia, così inventata, però inventata, è stato fatto, avevamo 15 trans. In Friuli lavorare in un modo diverso da quello che ti proponevano in altri contesti era impossibile, per cui il Rototom era un posto dove andavi, ti potevi divertire, c'era anche la possibilità di sopravvivere, di lavorare fine settimana se studiavi. E nel contesto friulano è stato importante. Io appartengo fino al 19 marzo del 99, c'erano tante spese, pochi soldi. Ecco, Rototom, una cosa che si è vista raramente sono i soldi. L'esperienza Rototom è nata con niente, è nata completamente autofinanziata. Quando siamo andati da Gaio a Pordenone, Filippo mi doveva dare 800, me lo ricordo ancora, mi doveva dare 800.000 lire, che era il frutto del mio ultimo mese, compreso il Sunsplash. E mi fa: Maurizio, però alla causa devi sacrificare qualcosa, boh, 100.000 lire. Perché non ce n'è? Se parliamo in questi lati qua, è chiaro che è stata una sofferenza. Cercare sempre di migliorarsi e di superarsi è stato fin dal principio una sfida, e anche un po' il motore di quello che poi ci portava a fare delle cose. Fin dall'inizio. E ogni volta che si arrivava a un obiettivo e ci sentivamo, tra virgolette, arrivati, sentivamo di aver ottenuto questo obiettivo, in quel momento preciso già ti accorgevi che non ti bastava più, dovevi per forza cercarti un'altra cima da raggiungere, un altro obiettivo da raggiungere, e questo ci ha spinto ad arrivare fin dove siamo arrivati. Da Gaio ha fatto un salto enorme di qualità e a Lignano ha cominciato a professionalizzarsi.
Qua dentro c'erano almeno 5.000 persone. Qua dentro? Qua dentro. Mamma mia, ragazzi. Quanti bei ricordi, eh? Per la prima volta, penso, nella storia delle vicinanze di una base militare americana USAF in Italia, siamo riusciti a montare questa manifestazione pacifista.